C'è il bollino? Rosso in alto a okay, destra. Ok, corretto. Buongiorno! Allora, in questo video ho cercato, cerco, provo, nella mia piccola ignoranza, di farvi vedere come trasferisco la mia musica dal PC all'iPhone. Io giuro che ho fatto una fatica mostruosa a fare questo video perché non so se è venuto, non so se si capisce quello che dico, perché io sono una persona ignorantissima per la tecnologia, cioè io e la tecnologia siamo proprio un'altra cosa, la tecnologia non fa parte di me, no. Quindi se si capisce fatemelo sapere, va bene, perfetto. Se non si capisse, ditemelo comunque, che se mai faccio un altro video, cancello questo, non lo so, cerco di spiegarvelo con altre parole, non lo so. Credo di aver detto tutto nel video. Stavo pensando se dovessi dire, che poi mi uccidete se sbaglio qualche verbo, se dovessi dire qualcos'altro. Non credo, io spero davvero che si capisca, nel caso ditemelo e non me la prendo perché davvero sono inchiappata. By the way, niente, io vi lascio al video e basta, niente. Ciao! Allora, le principali cose da sapere sono che innanzitutto se avete già della musica sul vostro iPhone vi consiglio di iniziare a scaricarvela perché poi dovrete cancellarla tutta. Io la musica innanzitutto la scarico da questo sito qua, ve lo faccio vedere, si chiama convertitore da YouTube a MP3 ed è una figata perché in pratica prendo l'URL, lo copio con Ctrl-C, lo incollo qui con Ctrl-V e faccio converti il video, scarica, e quindi qui mi scarica la canzone. Allora, le cose da sapere di iTunes sono che nel riepilogo troverete questa opzione qui, gestisci manualmente musica e video, e per appunto poterla gestire manualmente la musica come faccio io bisogna spuntarla avendo già ovviamente il telefono collegato. Io l'ho già fatto, cioè nel senso, diciamo che tipo l'imprinting, una volta che inizi ad usare un computer per la musica devi sempre usare solo quello. Io in realtà ho comprato l'altro mio computer decisamente migliore di questo, però la musica la devo comunque mettere da questo perché sennò ho provato a farlo, ho fatto gestisci manualmente con musica e video, però mi ha detto ok, però ti devo cancellare tutta la musica. Allora gli ho detto di no, lascia perdere. Una volta che avete tolto, salvato i titoli e messi in una cartella che vabbè io ho chiamato musica iPhone, qui dentro ci sarà tutta la musica, quindi tutta la musica che magari avete già sul telefono salvatela su una cartella che andrà destinata apposta. Una volta che avete fatto questa cosa qua potrete iniziare a mettere la musica in modo molto semplice, ossia vi basterà andare su iPhone, vi aprirà libri, però voi andate su musica, qui è già tutta la musica che è già presente sul mio iPhone, vi basterà trasferire la musica che c'è nella cartella. Allora io adesso questa la prendo e la metto in musica iPhone, quindi qui ci sarà l'altra canzone che sarebbe questa qua. E visto che io ho appunto la spunta attiva, mi basta fare così. Prendo la musica, la metto qui e mi aggiorna il file sull'iPhone. Omari è qua. Quindi sostanzialmente tutto quello che c'è da fare è appunto, innanzitutto se avete già della musica qua sopra su qualsiasi altra applicazione o che cosa, salvatevi i titoli e iniziate a scaricare la musica nel modo in cui vi ho fatto vedere e mettetela nella cartella. Una volta che l'iPhone sarà vuoto potrete iniziare a gestire la musica manualmente e poi a trasferirla semplicemente così. La versione del mio iTunes non è delle più recenti, è un po' più vecchia, però io mi ci trovo bene, cioè ogni volta che lo apro lui mi chiede vuoi aggiornarlo e io gli dico di no. Onestamente non so dirvi quale versione sia, quindi io appunto vi faccio semplicemente vedere come faccio io, cioè nel senso non so poi se con qualche altra versione di iTunes si fa così o meno. Ovviamente appena accenderete iTunes, se avete la mia versione, vi verrà questa schermata qua.
Poi io vado su iPhone. Mi raccomando, l'iPhone non deve avere altra, cioè nel senso non deve avere sull'applicazione della musica altre canzoni, perché sennò una volta che vorrete, che farete questa spunta qui, vi chiederà se le vorrete cancellare, quindi tanto vale iniziarle già a scaricare nel modo che vi ho fatto vedere. Ok ragazze, questo è il metodo che utilizzo io per mettere e scaricare la musica e metterla sull'iPhone. Se avete delle domande da farmi, che magari avete capito a metà o che cosa, scrivetemi tranquillamente nei commenti, che a chi posso rispondere, a chi mi lasciano rispondere, mi lascia rispondere YouTube, perché sapete, no, che con l'opzione di Google Più ad alcune si può e ad altre no. Comunque sì, a chi posso rispondo tranquillamente. Niente, io vi mando un sacco di baci e noi ci vediamo, questo uscirà lunedì, e quindi noi ci vediamo giovedì.